sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. A volte sembra che sia l'esasperazione la parola d'ordine del sportello reclami, perché andiamo, torniamo e ritorniamo ancora e non ci stanchiamo di farlo e nelle zone che ci vengono segnalate dai nostri telespettatori. Siamo tornati al Parco del Pionta. Ciao amici e amiche, al Parco del Pionta ci siamo stati pochissime settimane fa, ricordate quell'inchiesta che abbiamo fatto sulle cattive condizioni dei campetti di calcio. Questa volta abbiamo ricevuto una segnalazione diversa e riguarda una situazione di degrado. Pare che ci sia un sostanziale ed importante spaccio di droga. Sì, ma di mattina, come le ho detto, si vede poca gente. Ora ci sono, fino adesso ci sono ancora gli studenti che vanno, si camuferanno, ma non è di sera, è di notte che so che ci sono. Ma noi non vediamo niente, almeno io sono solo di mattina qui. Ora, come sì, vedi, se va a fare un giro è tutto tranquillo, è piuttosto tranquillo di mattina in quest'ora. Di pomeriggio sul tardi dovrebbe venire, non so, verso sera e di notte. Quindi. Beh, a quanto avete sentito da questa testimonianza, la mattina scorre via sostanzialmente tranquilla, poi nel tardo pomeriggio e soprattutto la notte la situazione degenera. E la mattina dopo si contano le siringhe per terra. Sì, non molte come una volta, ma insomma si vede che ci sono, che vengono di notte, qualche siringa c'è sempre. La polizia che dovrebbe venire, qualche volta passa, la vedo, però di sera o di notte io questo non glielo so dire. La mattina raccolta di siringhe, purtroppo. È una situazione che noi quando arrivo mattina trovo siringhe, trovo sangue che è schicciato per tutto, trovo queste cose. Pomeriggio ci sono quelle altre parti che vedo che gente prendono polvere, droga, non so come, che si vede là, dietro quell'istituto, qui no, quell'altra parte. Molte, tante persone sono profondamente sdegnate. Penso che mi fa rabbia a me, che il sindaco dovrebbe prendere più con serietà questa igiene della città. E poi ci sono tante persone che vengono qui semplicemente a fare del footing che incontrano altri inconvenienti. Sentiamo. Senti, a me l'unica cosa che mi dà un pochino fastidio sono le auto parcheggiate dentro lo spazio del manicomio. Per il resto ormai ci ho fatto l'abitudine. Il cittadino reclamare reclama, però non viene ascoltato. È per le stesse cose, siringhe, sporcizia, le auto che entrano, e ora su due piedi non mi viene in mente. Ma sono problemi annuali, sempre gli stessi, non cambia mai nulla. Domanda, dobbiamo rassegnarci oppure abbiamo ancora qualche piccola speranza? È il caso di continuare la lotta, anche perché il parco è frequentato da bambini e i bambini avrebbero diritto di giocare in un ambiente sicuro. Secondo questa signora, la causa principale dello sporco per terra sono le mamme che buttano per terra lo sporco provocato dai bambini. Perché sono i mamme che sono sporche. Cioè, perché i bambini mangiano qualcosa, le mamme le devono raccogliere e buttare nel cesto della spazzatura. Linea alla regia, restate con noi, a tra poco. Nella seconda parte di Sportello Reclami di oggi torniamo a vedere qual è la situazione al Parco del Pionta, che più volte è stato teatro anche di fatti delittuosi. E oggi ci siamo tornati perché sollecitati dalle vostre chiamate, dalle vostre sportellate. Seconda parte di Sportello Reclami, dedicata ancora una volta al Parco del Pionta e i suoi problemi. Spaccio dal primo pomeriggio fino a notte inoltrata, quando questa zona diventa una casba.
Allora, siamo al Parco del Pionta, ennesima segnalazione che ci è arrivata sia nel nostro profilo sia da persone che incontriamo per strada. Qui la situazione veramente sta andando sempre peggio perché troviamo in ogni anfratto, in ogni luogo troviamo siringhe abbandonate. È uno spazio dove vengono i bambini per giocare, quindi ci sono problematiche di sicurezza perché cioè, probabilmente anche il controllo la mattina poi quando vengono a pulire il parco non sempre intervengono velocemente su queste situazioni. L'area accanto alla palestra è veramente una cosa allucinante perché è uno spazio frequentato da ragazzi della scuola e intorno abbiamo trovato a decine di siringhe che vengono tolte dai volontari che ci sono, ma ogni giorno è la stessa storia. Ogni giorno al Pionta la storia si ripete. Ci è stato detto che addirittura la mattina da intorno alle 10 comincia già il via vai di persone poco raccomandabili, ci sono movimenti strani, questi movimenti continuano importerti nel pomeriggio e la notte poi qui diventa terra di nessuno. Cioè siamo in uno spazio pubblico che dovrebbe avere più rispetto dai frequentatori perché vediamo che in dei punti sono rifiuti abbandonati qua e là e non va bene. Però c'è anche da dire che i cestini sono completamente pieni, quindi se sono completamente pieni il discorso è che probabilmente non è così frequente la svuotatura. Diciamo che vengono a svuotare i cestini ogni volta che scatta l'ora legale. L'ambiente dove ci troviamo ora accanto ai giochini dei bambini, praticamente tutto c'è uno smottamento continuo, erba non ce n'è più, quando piove la terra viene portata via, quindi è anche uno spazio per giocare diventa molto limitato. Servirebbe più attenzione in quest'area, cioè il Colle del Pionta è un colle che sarebbe bellissimo, un ambiente, uno spazio verde veramente un polmone del centro della città, ma la situazione qui sta continuando ad andare sempre peggio. Servirebbe, diciamo, un vigile di quartiere che perlomeno sia presente nel territorio per far allontanare le persone poco raccomandabili, ma qui è sempre tutto morto, tutto tace. E le istituzioni dovrebbero un attimino prendere in considerazione questa situazione. E quindi, amiche e amici, anche oggi vi abbiamo raccontato del Parco del Pionta e dei suoi problemi. Troppi. Linea a Roberto Francini. Storie di malfrequentazioni, storie di spaccio in primo giorno. Torneremo ancora su questo argomento e torneremo, non ci stancheremo, torneremo ancora anche al Parco del Pionta. Grazie della vostra attenzione, grazie delle vostre segnalazioni. Il nostro canale YouTube si arricchisce ancora di un'altra perla. Grazie, alla prossima. Sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.